questo promesso, promessa di Gesù a lui. Oggi, in verità ti dico, oggi, vai con me nel paradiso, è la voce di Gesù, la voce performativa ad ognuno di noi, la nostra speranza. Ma vediamo qui anche il valore della morte, che dobbiamo morire ogni giorno nella sofferenza, in anticipo della separazione finale della vita terrestre, è forse l'entrare nella realtà totale della vita di Dio. Dunque non è necessario avere paura della morte. Ma il giudizio qui vediamo anche, io credo il giudizio non è un momento di grande errore dopo la morte. Il giudizio, Dio non è giudice nel senso che lui si siede nel tribunale e indica te così e dice tu hai fatto così, no, non mi ricordo, sto con tanto paura di sentire una sentenza che sarà uno shock per te. Mi sembra il giudizio diverso, mi sembra il giudice dà a noi la capacità di riconoscere la nostra realtà. E la giustizia diventa chiara a noi. E noi facciamo il nostro proprio giudizio, in senso, ci riconosciamo la realtà. E riconoscendola possiamo gettarci davanti alla misericordia di Dio, giudice buono e giusto, ma giudice pieno di misericordia. Ho menzionato l'ultima volta la bellezza del nostro mosaico nella partita con il Cristo sul trono di tribunale all'ultimo giudizio con una faccia tanto clemente. E questo veramente è la giustizia misericordiosa, la misericordia giusta. Ecco. Non voglio parlare molto del tempo, ma anche del cielo. Il cielo ovviamente è la pienezza della vita con il Signore. Ma quella vita non è una nuova cosa, stiamo vivendo adesso in modo dobbiamo vivere adesso. Non c'è nessun'altra ragione che giustificare essere sacerdoti, perché se non stiamo vivendo la vita di Cristo, è meglio ragionare per il nostro, almeno cercando di viverla. E questo senso della bontà, della bellezza, della misericordia del Signore è l'inizio del cielo per noi. Conoscere Gesù, come dice San Paolo più volte, conoscere Gesù, mio Salvatore, è la sola speranza.